Benvenuti o bentornati in questo nuovo vlog. Oggi tratteremo un argomento sempre scottante per il mondo di internet e il mondo della fotografia. Oggi volevo parlare degli animali da forum, sì, perché come ci sono tutte le categorie degli animali, c'è anche questa dei forum della fotografia, gli animali da forum della fotografia. Allora, secondo me bisogna un po' prenderci un po' con le pinze a questo vlog, non dovete incazzarvi o cosa, perché non faccio appunti personali o cosa. Allora, volevo fare prima un po' di esempi di questi animali da forum. Certa gente che magari mi ha fatto sorridere, però dopo non vado a insultare, questo è solo un appunto per dopo. Che magari qualcuno ha pubblicato una foto di un tramonto che non era proprio chiaro e sotto qualcuno ha chiesto, sì ma scusa, ma i dati di scatto? Da telescatto lì ha scattato un millesimo f18, per forza che non è chiara, cioè nel senso, prima di darvi in pasto ai forum, imparate un po' di più la vostra attrezzatura o comunque la fotografia. Comunque saltiamo. Un altro esempio è che per l'impostazione dei punti di F uno gli ha chiesto se era in spot e l'altro gli ha risposto anche un fotografo per pubblicità. Mi ha fatto un po' rabbrividire questa cosa. E un altro, l'ultimo esempio, che anche questo è un altro animale da forum, e si è comprato la 1DX, che per chi non lo sapesse è l'ammiraglia di casa madre Canon, e scattava in automatico. Io questa cosa qua proprio non le sopporto, perché se uno si compra un'ammiraglia deve scattare, non dico mica manuale, o comunque sia dovrebbe sapere cosa ha in mano, quindi l'automatico è proprio da evitare. Comunque passiamo avanti, cominciamo a parlare di questi animali. Allora io vorrei chiedere a tutti voi che scrivete nel foro di evitare gli insulti, ma non perché sono stati fatti a me, magari tempo fa anche a me, anch'io ho preso degli insulti, però è brutto se magari c'è una foto, tipo l'esempio di prima del tramonto scuro, è brutto scrivere fa cagare. Cioè, poveraccio, magari uno sì, sa poco, però prendersi degli insulti così è gratis, è sempre brutto. Se uno pubblica una foto, prende 0 like e magari altre foto vede che vanno via dei 100 like in su, capisce da solo che non è stata una buona foto. Non serve scrivere insulti gratuiti, piuttosto scrivete delle critiche costruttive. Quel tipo lì che gli ha chiesto i dati di scatto di quella foto lì è stato calmo e buono, gli ha scritto guarda prova a far così, prova a far cos'ha, e quell'altro ha capito senza insulti, ok? Quindi evitate gli insulti che proprio non servono niente, anzi siete dei caffoni se insultate. Appunto, per il discorso di legarsi, di pubblicare prima di darsi l'impasto ai forum, visto che ci sono questi animalazzi, è il discorso di avere un po' di autocritica. Cioè, ovvio che se io scatto una foto per me è bella, però dopo aver fatto corsi, dopo aver visto un sacco di foto, dopo, perché non serve anche solo il corso, serve anche guardare le foto degli altri e imparare dagli altri, ok? Però farsi la propria strada. Un po' di autocritica. Io parlo per me, per dirvo il panning che faccio, se qualcuno non ha visto cosa sono, guardate nei miei video. Il panning che faccio, se la macchina non è completamente a fuoco, io la scarto. O meglio, se è al 99% a fuoco, la tengo, se no, la scarto. Questa per me è un'autocritica. Un'autocritica che magari può essere per chi fa foto naturalistica o paesaggistica, o comunque magari foto a persona ritrattistica. Se vedete che non è una foto, insomma, che è morta lì, finita lì la foto, non pubblicatela, oppure pubblicatela, però non aspettatevi chissà cosa. Cioè, serve un po' di autocritica nelle foto, ok? Anche per la post-produzione, non esagerate. Appunto, per la post-produzione, un'altra cosa che mi fa ridere, non mi fa tanto ridere, è quelli che sottoscrivono, io la post-produzione, cioè proprio la odio, allora, questi qua sono solo delle capre ignoranti, perché scommetto che magari non scattano neanche in RAW, ma scattano in JPEG, senza sapere che la macchinetta in automatico fa una post-produzione quando scatta in JPEG, ok? Quindi prima informatevi, prima di dire, ma la post-produzione qua che là, su e giù, non si fa, non è... È della pellicola che ci fa post-produzione, cioè ragazzi, rendetevi conto, è della pellicola, c'è sempre stata e sempre ci sarà, ok? Passiamo all'ultimo punto, quando scrivete CNC, CNC sarebbero commenti e critiche.
Allora, io se scrivo CNC mi aspetto delle critiche costruttive, ok? Fare il discorso degli insulti, non voglio gli insulti, io nella mia foto non voglio gli insulti. Oppure vuoi anche insultarmi, ma dopo criticare costruttivamente, fa schifo, perché secondo me se facevi così è meglio, non fa schifo e basta, perché se mi scrivi fa schifo e basta, non capisco, ok? Chi è, soprattutto nei primi anni, che magari poveraccio ha comprato la sua prima reflex, vuole imparare, ha voglia di imparare, viene distrutto da questi insulti e non serve assolutamente niente, quindi critiche costruttive sono quelle più accette. Però chi scrive CNC, commenti e critiche ben accetti, però dopo non si incazzi se uno gli fa le critiche, perché tante volte vedo scritto CNC e sotto, secondo me potevi farlo un po' più storta, un po' più dritta, secondo me questi colori andranno più spenti, un po' più accesi, dopo no, dire no, io i colori li volevo così, no, ma io lo volevo storta così, e allora che cazzo scrivi CNC, cioè pubblicare e basta, no? Chi pubblica, chi si mette in pasto i forum, ricordatevi che dovete accettare tutto, perché ci sono questi animali da forum che sono dei più disparati, ok? Cioè chi veramente ne sa e chi non sa niente, quindi i commenti possono essere di vario genere. Però io spero che chi guardi questo video capisca che bisogna andarci un po' con le leggere, cioè aiutare, se vi sentite in grado di dare delle delucidazioni, aiutate la gente che sa poco o comunque magari sta sbagliando strada di tornare in carreggiata, o comunque se avete tanta conoscenza datele anche a noi, cioè non dite solo fa schifo, ok? Bene, concludo con questo breve blog, che volevo proprio fare questo blog, concludo col dire che ascoltate tutti, anche le critiche, non prendetevelo per le critiche, perché sbagliando si impara. Ascoltate tutti, ma fatevi la vostra strada, ok? Prendetevi il vostro stile, serve il vostro stile, non copiate troppo della gente, magari copiate per delle impostazioni, per esempio una fotografia da studio, imparate come mettere le luci, ma non fate le uguali, fate il vostro stile, ok? Alla prossima, un saluto e ci vediamo al prossimo blog.